Aspettare solo un attimo, perché prima voglio chiedere al professor Cartabellotta, il commissario straordinario per l'emergenza, cioè il generale Figliuolo, ha detto, se ho capito bene, che maggio sarà un mese di transizione, ma a giugno daremo la spallata al virus. Le chiedo, è così? Siamo pronti alla spallata? Ma guardi, il problema fondamentale è sempre rappresentato dalla fornitura delle dosi, perché dopo il picco della scorsa settimana, picco inteso come consegne, per fortuna non di contagi, che hanno portato in Italia quasi 5.000 dosi, la settimana successiva, quindi mi riferivo alla penultima, nell'ultima siamo nuovamente tornati a poco meno di 3 milioni di dosi. È chiaro che con questi numeri noi riusciamo a rimanere sostanzialmente stabili intorno a 450-460 mila in media somministrazione al giorno, quindi sì. Quando il generale Figliuolo si riferisce alla spallata immagina, diciamo, un incremento importante di questi numeri, che si ovviamente è parlato di 1 milione di vaccinazioni al giorno, no? Che è strettamente legato alle forniture, che ovviamente devono aumentare. L'altra cosa, se mi permette, diciamo, di concludere un po' il ragionamento, è che noi in alcune fasce d'età stiamo vedendo, diciamo, un appiattimento delle prenotazioni. Che cosa significa? Significa che in questo momento bisogna integrare il sistema di prenotazione volontaria, che ovviamente dipende dalla volontà del soggetto di vaccinarsi, con quella della chiamata attiva, soprattutto per le fasce fragili, perché noi ancora abbiamo degli ultra della fascia 60-69. Una persona su due non ha mai ricevuto nemmeno la prima dose di vaccino, e della fascia 70-79 uno su quattro, che sono percentuali molto alte per quella che è la fase della campagna vaccinale. E quindi bisogna andarle a cercare, ci sta dicendo Bisogna integrare la prenotazione a chiamata, che, diciamo, sottintende la volontà del soggetto di vaccinarsi, con la strategia della chiamata attiva, coinvolgendo anche in maniera capillare i medici di base. Dopodiché però le chiedo, nel frattempo invece... ufficialmente stiamo per aprire ai quarantenni, è una buona idea oppure no? Allora, è una inevitabile conseguenza del fatto che dobbiamo, ovviamente, non possiamo tenere le dosi in frigo, e quindi bisogna mantenere comunque i ritmi di vaccinazione. Allora, guardandola nell'ottica della somministrazione generale dei vaccini è una buona idea, però di fatto la parte mezza piena del bicchiere è che quelle vaccinazioni che stiamo aprendo agli ultra, diciamo, alla fascia 40-50, significa anche che non riusciamo a vaccinare le persone più fragili. Chiaro. Come le dicevo poco fa. Voglio sentire anche il professor Massimo Puoti.